Bentornato Palazzo De Sanctis, è il titolo dell'iniziativa organizzata dalla Fondazione Europa Prossima e dall'Associazione Pietrara Conviviale in programma ieri in Piazza Umberto I a Letto Manoppello. Il sottotitolo dell'evento è Giovanni De Sanctis e Augusto Pierantoni, incrocio di vite e di idee. Il pomeriggio è stato aperto dai saluti dei sindaci di Letto Manoppello Simone Romano D'Alfonso e di Chieti Diego Ferrara, relatrici della prima parte Cristina Collettini, soprintendente per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, ed Emanuela D'Affra, soprintendente dell'opificio delle pietre dure di Firenze. Seconda parte caratterizzata da studiosi e docenti universitari. Ascoltiamo il deputato Luciano D'Alfonso. Questo è un palazzo che ha 220 anni di storia, qui hanno trovato ricovero, protezione anche, famiglie, perseguitati politici, e qui si è prodotta molta idealità per opera di Augusto Pierantoni e Giovanni De Sanctis, zio dello stesso professore Pierantoni. Qui sono venuti perseguitati del regno borbonico e hanno trovato assistenza legale gratuita. Vogliamo mettere in evidenza che questo palazzo, che ha ricevuto la tutela, il vincolo di opera monumentale in ragione dell'articolo 10 del Codice dei Beni Culturali, qui c'è stato un grande contributo per la costruzione della nazione. Si sono concepite idee e categorie giuridiche che hanno aiutato l'Italia nel fare il suo cammino, ma anche nello scoprire la nuova Europa. Pensiamo per esempio al fatto che la pace si garantisce con il diritto e non con la guerra e non con gli investimenti militari. Qui si è studiato e si è concepito che il brigantaggio non si risolve con i carabinieri, ma si risolve con gli investimenti in materia di scuola, di strade e di ospedali. Qui addirittura si è concepito il superamento della pena di morte con interventi studiati qui ed effettuati in Parlamento da parte di Giovanni De Sanctis e Augusto Pierantoni. Ma qui più di tutto si è concepito un dato straordinario, il superamento della cittadinanza nazionale verso una cittadinanza itinerante, quasi transnazionale. Per questo qui ci faremo attività formativa per i funzionari della pubblica amministrazione. Oggi sono venuti intellettuali di primissima fila delle nostre accademie e delle nostre istituzioni. Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali del Paesaggio, Villanacci, voglio ringraziare il Sovrintendente Collettini del Ministero dei Beni Culturali, così come il Sovrintendente e Direttore dell'Istituto per le Pietre Dure di Firenze. Faremo un grande lavoro per le giovani generazioni e per la qualità delle decisioni delle nostre istituzioni.